Salve a tutti, oggi ho l'onore di essere in compagnia del maestro Nicola Tempesta, ottavo dan, pioniere del judo italiano. Maestro, come e quando si è avvicinato al judo, a questa disciplina? Negli anni 50, con alcuni amici, sapevamo di questa lotta giapponese e attraverso un libro, L'inerme vince della Kupfer e Sperling, attraverso queste figurine cominciamo a giocare per strada. Poi nel 51 la partenopea per una società che allora nasceva il 22 dicembre del 51, ufficialmente qualche mese prima iniziò questa attività di lotta giapponese e noi e con alcuni amici ci scrivemmo e cominciamo questa avventura. E mano a mano che andavamo avanti, ovviamente ci rendevamo conto che era una disciplina affascinante, non era solo sta lotta giapponese, e quindi ci diedimo anima e corpo a capire meglio che cosa si dovesse fare e come farlo. E quindi cominciamo questa avventura rubacchiando un po' a destra e un po' a sinistra, perché c'erano pochissime nozioni in Italia ed erano tutte, diciamo, affidate a marinai che 20 anni o 30 anni prima erano stati o in Cina o in Giappone 15 giorni a fare questa difesa personale. Poi nel 53 cambiamo denominazione, cominciamo a capire che non era lotta giapponese, ma era judo Kodokan, cominciamo a conoscere Jigoro Kano e poi cominciamo a fare le cose come si dovevano fare. Maestro, lei è stato il primo atleta italiano ad affermarsi in campo internazionale, è stato 2 volte campione Non d'Europa. A sono stato il primo, sono stato il primo a vincere. vincere, sì. Altri due atleti prima di me avevano vinto una medaglia d'argento, se non mi sbaglio, una di bronzo. Io sono il primo italiano che ha vinto un titolo intercontinentale. Ecco, lei combatteva con un'altra leggenda del judo mondiale, l'olandese Che purtroppo non c'è più. che purtroppo non c'è più, e poi nel 64 ha partecipato alla prima Olimpiade per il judo che si sono tenute proprio a Tokyo, che è la patria del judo, dove lo judo è lo sport nazionale. Ecco, ci può raccontare questa esperienza dal punto di vista umano ed piuttosto che agonistico, e come i giapponesi hanno vissuto questo grande evento, visto che da loro il judo è sport nazionale? Lei ha messo il ditino un poco sulla piaga. L'evento, diciamo per me che sono stato un agonista fra i protagonisti, io sono un po' anomalo, perché normalmente l'atleta vive e sopravvive 2, 3, 4, 5 anni. Io invece ho iniziato nel 52 da un punto di vista internazionale e ho finito nel 71. Quindi circa 20 anni. E quindi diciamo che potrei essere l'agonista classico per eccellenza. E vi stupirà sicuramente quello che sto per dire. Quando il barone de Coubertin dice la frase: l'importante è partecipare, non vincere, anche se la frase non è sua, è del marchese, non mi ricordo come si chiamava, che aveva preceduto, diciamo, il suo dire. Tutti quanti se ne fanno il pisolino perché bisogna vincere. Invece bisogna cogliere questa affermazione e capirla, perché è vero, è più importante partecipare, perché è la festa del mondo, dei giovani del mondo, cioè è la speranza per il mondo. Lei pensi che 10, 12, 14 mila giovani di tutto il mondo, più i dirigenti che saranno un migliaio, vivono un mese tutti assieme, una socializzazione,
una festa continua 24 ore su 24. È qualcosa che non si può descrivere. La migliore penna può accennare, ma non può descrivere. Io mi ricordo Gigi Riva, che è un campione del calcio, un campione riconosciuto. Quando ha accompagnato gli atleti italiani del calcio a Seul, se non mi sbaglio, che era la prima volta che l'Italia partecipava a un'Olimpiade come calcio, quando è tornato, io ho fatto 40 anni di sport e non avevo mai capito niente. Cioè, un'affermazione fatta da un Gigi Riva è un'affermazione che bisogna capire e comprendere. Quindi l'esperienza umana che ti danno un'Olimpiade è qualche cosa che non si riesce a capire. Ed è vero, ed è estremamente vero, che è più importante partecipare a vincere. Vincere è routine, partecipare è qualcosa di fantastico, perché nell'ambito dei media tutto diventa analotto, tutto diventa qualche cosa di... Nell'ambito della gente olimpica, e vado un momento a fare la gara e torno. Cioè, l'importante era stare là, non andare a fare la gara. Invece poi i media trasformano tutto in una guerra senza armi. E non è così, non è vero. Maestro, i giapponesi la rispettavano molto, la chiamavano l'elefante bianco, come mai? Sta storia va avanti. Ma io con Anton Gessinger eravamo gli unici due, come dire, accreditati, che avevano paura di noi. Avevano paura perché già Anton aveva, diciamo, vinto un mondiale battendo due giapponesi. Io avevo vinto una preolimpica in Giappone, battendo una ventina, perché mi portarono a fare tutto, no. Fecero una preolimpica, imitarono un centinaio di atleti da tutto il mondo nelle varie specialità, e io fui l'unico europeo, assieme a un inglese, se non mi sbaglio, che già però stava in Giappone, ad avere questo onore. Fui l'unico europeo a partecipare a questa preolimpica nel 63, ci fecero vedere i brand tutto, e poi organizzarono una serie di manifestazioni collaterali in tutto il Giappone. Quindi io feci nel giro di 10-12 giorni qualcosa come 5-6-7 tornei, non mi ricordo. Quindi praticamente tutti quanti che mi davano addosso perché volevano vincere, e io fortunatamente. Quindi temevano la nostra partecipazione all'Olimpiade. Poi io mi preparai a Terni, che, diciamo, a prescindere che è una università, ma diciamo che possiamo anche dire che è l'università del judo, e sono stato circa 4 mesi a prepararmi, e 2-3 mesi assieme anche ad Anton Gessing, che è stato anche lui ospite di un papa, assieme a me. E quindi a me andò male perché capì una cosa per un altro, quindi ci fu un fatto arbitrale. Io capii che era finito, invece non era così, lasciai e quindi fui sopraffatto, ma per un mio errore, non per capacità dell'avversario. E tanto è vero che contro di me avevano messo il loro migliore elemento, non tanto perché era il migliore, ma perché era il più veloce, e loro temevano la mia velocità, perché io, nonostante i miei 100 e rotti chili, facevo 11,2 su 100 metri. Saltavo 1,90 m, 1,88 m, una cosa del genere. Insomma, ero uno che si muoveva velocemente, nonostante la muova. Ho capito. Ancora oggi, a 80 anni, quasi, diciamo, mi muovo ancora abbastanza in modo veloce. Maestro, lei poi è tornato a un'Olimpiade in qualità di tecnico, lo ha fatto nel 72 a Monaco.
Com'è stata l'esperienza? Sono stato più atleta che tecnico. Lo so, lei in realtà risultava iscritto come atleta, ma era tecnico. Com'è stata poi l'esperienza? Poi, diciamo che ho fatto anche la gara, perché io mi sono pesato, quindi quando ti pesi viene sorteggiato e tutto. Ed avevo avuto pure una fortuna incredibile, perché ero signore al primo incontro, quindi ho vinto un incontro. Al secondo incontro, che c'era l'americano, allora gli americani non erano, diciamo, difficili, non sono riuscito ad alzarmi dalla sedia per andare a combattere, perché ero in kimono. Ero in kimono, ma il colpo della strega, 3-4 giorni prima, mi ha proprio immobilizzato, sono stato 20 giorni piegato così, accartocciato. Mi hanno fatto una ventina di siringhe, farmi salire sul tatami, non ci sono. Però in realtà lei è stato iscritto come atleta, ma sicuramente una medaglia. Era tecnico, quindi era tecnico lei. E questa esperienza tecnico ha continuato ad arricchirla. Questa è stata una cosa molto complicata, perché è una cosa fare l'atleta, perché l'atleta ha un talento naturale, ha delle capacità naturali. Certo. Che poi con lo studio, con l'attenzione, con la preparazione, con la dedizione, riesce a meglio sviluppare. Da tecnico diventa tutto più complicato, più complesso, più difficile, perché sei il deus in macchina di una serie di ragazzi che hanno bisogno del cucchiaino, certo. Bisogna imboccarli attimo dopo attimo, e non sempre puoi sapere tutto quello che c'è, come dire, bisogno per un ragazzo, e quindi la fatica diventa... È stata un'esperienza che ripeterei volentieri, tra virgolette ovviamente, perché all'età mia ormai siamo fuori da tutto, ma non tanto per essere, ma per cercare di fare qualcosa di buono, perché l'esperienza poi ti porta a capire tanti altri meccanismi che probabilmente mancavano nel momento in cui sono stato l'addetto ai lavori. E comunque è stata una bella esperienza, ho avuto grandissime soddisfazioni, e molti miei allievi dell'epoca oggi sono, diciamo, la creme della creme del judo, non solo italiano, ma anche del judo europeo, qualcuno anche del judo mondiale. Maestro, lei ha assistito alla crescita del judo in Italia, è stato uno dei protagonisti della nascita del judo in Italia. Ci può raccontare come si sono formati i primi tecnici, come si sono formate le prime cinture nere? La storia è... Le prime cinture nere purtroppo siamo stati noi ragazzi che avevamo cominciato negli anni 50, e dopo 4 anni e più di tribolazioni riuscimmo ad avere questa famosa cintura nera, che all'epoca era un po' considerata un punto d'arrivo. Un punto d'arrivo, perché la cintura nera all'epoca era il padre eterno che era sceso a terra, una cosa del genere, insomma. Ci fu un evento un po', diciamo, che potremmo dire che ruppero poco gli equilibri che si erano creati, perché Oletti, che poi è quello che ha portato il judo in Italia, che ha avuto il primato, diciamo, di fare il judo nella federazione, tutti letto a prezzo, che il judo lo conosceva poco, perché non era mai stato un judoka, aveva fatto della difesa personale e poi aveva appreso i primi rudimenti della famosa lotta giapponese. Però ha il grande merito di aver creato un movimento in Italia. Chiamato dalla polizia, dalle fiamme oro di Nettuno,
organizzò per la polizia, come lavoro di istituto, una serie di 600 atleti militari che poi dovevano a loro volta passare nei vari, nelle varie dislocazioni italiane per fare gli insegnanti di difesa personale per i poliziotti addetti, diciamo, alla società civile. E quindi fecero 600 lire, circa 600 se non mi sbaglio, nel breve tempo di 6 mesi. Quindi era chiaro che questi 600 avevano poche conoscenze del judo, cioè della, ma avevano più conoscenze, diciamo, di una difesa personale. Che cosa accadde? Noi ci ribellammo perché i 6 mesi erano pochi secondo noi, i nostri anziani dissero che perché ci calmanavamo tanto. Erano militari e stavano nell'ambito militare. E allora noi ci calmammo, ma questo non avvenne. Poi c'è stata la caduta della crescita, che poi ci ha condizionato per molti anni. Perché dei 600 militari, circa l'85% il giorno dopo se ne uscì dalla polizia e andò a mettere palestre in Italia. 2-3 palestre in uno, perché facevano 2 giorni da parte, e quindi praticamente con le esperienze che tenevano e tutti i resti apprezzi hanno fatto più guai che... Però lei ha insegnato in parecchie parti d'Italia, se non sbaglio. Lei ha viaggiato molto, un po' dappertutto. Un po' dappertutto, specie nel periodo della mia nomina, diciamo, a tecnico federale. Perché i dirigenti mi mandavano palestra per palestra per ragioni che io non riesco ancora a capire. E quindi mi sono fatto il giro d'Italia più volte in questi 8 anni, tanto da tenere una macchina all'orto, una al centro e un'altra su. Per meglio spostare, perché addirittura in una giornata mi facevano fare 2 palestre, che era contro tutte le norme, CONI, tutti i contratti, tutti i pezzi. Però per lei lo faceva di, molto volentieri per amore del judo. Ho capito. Per amore del judo si fa tutto. Certo. Perché poi quando sei preso da questa disciplina, certo, non ci sta più. Ora cattine, contratto che mandine, fai tutto quello che c'è da fare. Certo. E l'ho fatto volentieri, lo rifarei, nonostante tutto quello che oggi riesco a capire, contro quello che capivo allora, che poi l'uomo maturo, i capelli bianchi non si fanno soltanto per vecchiaia. Certo. Maestro, noi la ringraziamo per questa chiacchierata. Spero che non vi ho detto troppe sciocchezze. No, assolutamente. Speriamo di poterla ascoltare altre volte. Mi farebbe piacere se lo facciamo, diciamo... Con più puntate, insomma. Così possiamo raccontare... Purtroppo la nostra storia, che mi ha fatto vedere prima quella risultanza che era di ieri, nonostante siamo 6 volte altri, veniamo proprio dimenticati dai media, proprio lasciamo stare, non ci conoscono proprio, ma anche gli addetti ai nostri lavori purtroppo ci ignorano. Maestro. E siamo numerosi. Pensi che in Francia, e poi la saluto perché vedo che finisce il tempo, in Francia il judo è materia scolastica. Non è l'ora di educazione fisica, è materia scolastica. In altri stati è ora di educazione fisica, judo. In altri stati ancora tutti i bambini sono tenuti a fare judo. In Italia siamo ignorati. Maestro, allora la salutiamo, la ringraziamo di nuovo e noi concludiamo le nostre interviste dicendo Italia Judo. Lo diciamo insieme? Italia Judo. Italia Judo, grazie.